Enrico, miglior influencer personaggio della rete, gli utenti ti hanno premiato, hai battuto Fiorello, Fede, sei il più influente d'Italia. Qualcuno deve pure arrivare prima, sono l'ultimo dei secondi, non lo so, mi ci sono molto impegnato e sfrutto evidentemente il fatto di avere un ruolo anche nell'informazione ufficiale, cioè gioco su due tavoli e forse questo, chiamiamolo riconoscimento, nasce dal fatto che ancora il web è probabilmente gregario rispetto all'informazione ortodossa, quella tradizionale, no? Però mi fa piacere perché mi ci sono impegnato molto. Cioè, è evidente che ho invertito quella che era una logica abbastanza deteriore dei giornalisti del mondo dell'informazione e scritta e televisiva, che usavano dei social network un po' di risulta e un po' strumentalmente. Una cosa che accade sulla rete a volte è che vengono messe delle news da persone qualunque che riportano delle notizie. Tante volte queste notizie vengono riprese da importanti testate senza avere delle fonti. Questo cosa comporta? Abbassa il livello qualitativo? Come si può far fronte a queste cose? Il problema è fatto come sempre di molti aspetti, non è facile da affrontare. Primo, ci sono fatti che non abbisognano di particolari controlli, no? Se una persona si trova in Piazza del Duomo e cade la Madonnina e col suo smartphone riprende la cosa, non è che poi se tu vedi che effettivamente è caduta la Madonnina dice è un fotografo, no, vieni, riprendi e basta. Se però uno dice abbiamo vissuto in raccontano su un sito, abbiamo vissuto il rapimento in Piazza Cadorna di una persona anziana che andava via Orlando, gli stanno la pelle, eccetera eccetera, poi tu devi verificare perché non puoi creare allarme sociale. Se riprendi quella cosa evidentemente fai una fesseria, non adempi al tuo ruolo di informatore adeguato, diciamo, adeguato dal punto di vista della professionalità e della capacità di verificare quello che racconti. E poi però c'è qualcosa di più, c'è il fatto che ormai esiste un'informazione strutturata su fatti e fattoidi che mischia realtà e post verità, realtà e realtà adulterata a fini di parte o a fini di allarme sociale o a fini di tranquillizzazione sociale, e su cui è meno facile esercitare il controllo. Bisogna stare molto attenti. Lì c'è l'esperienza, la passione, anche la fatica per chi ha metodo per cercare di limitare il danno, perché poi comunque qualche fesseria la dici, qualche fesseria la scrivi, qualche fesseria la copi, è inevitabile, succede. Una piccola provocazione: il fatto che appunto tutti postano notizie, news, video, in futuro potrebbe cambiare il lavoro del giornalista, cioè potrebbe, come si dice, sostituirsi a un giornalista, o comunque l'informazione, la qualità che poi dà un professionista è tutt'altro? Ma in realtà siamo in una fase comunque di passaggio, è già così. Per la gran parte dei giovani i fatti sono delle immagini e poche righe di notizie molto spesso. E chi è vissuto in una tradizione, in una civiltà dell'informazione diffusa, ramificata, strutturata, argomentata e commentata, che vive male il passaggio, no? La verità è che quando si parla dei grandi giornalisti italiani del Novecento si parla di persone che andavano via un mese e ti raccontavano com'era la Russia di Stalin, di Khrushchev, di Brezhnev, anche dello stesso Gorbaciov, sapendo che comunque raccontavano un mondo che il lettore non conosceva, e potevano anche esagerare, prendersela larga, no, con il racconto. E qui no, ormai non è più così, il mondo è interfacciato e quindi l'informazione è cambiata, nel senso che poi la gente, soprattutto le nuove generazioni, non hanno bisogno di tanti riferimenti passati che a volte sembrano soltanto sfoggi inutili di una cultura imparaticcia. Sta cambiando il modo di fare informazione, di leggere l'informazione, di ascoltare l'informazione, di vedere l'informazione. Ora, io ho più di 60 anni, quindi non sono in grado di raccontare io come deve essere e come sarà. In questo momento siamo in quella fase che è simile a quella degli adolescenti, che sono un po' bambini, un po' ragazzi, un po' uomini. Perfetto, a me va benissimo. Grazie.